Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Cupa07 e benvenuti in Italia Abbandonata stagione 3 ragazzi, esattamente, questa sarà la terza stagione. Per prima cosa vi dico di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, condividere questo video con i vostri amici e di seguirmi su Instagram, questo qui è il tag. E come sempre vi ricordo, dovete iscrivervi al canale perché dobbiamo arrivare a 140 iscritti. È fattibile? Io spero di sì. Io ho sempre sognato di vedere questo posto perché io, abitando qui a Bergamo, l'ho visto 3000 volte dal fuori, mi sono sempre detto dai, voglio entrarci e oggi ho avuto l'opportunità di entrare. Infatti questi uffici non sono mai stati usati, ma sono stati costruiti nel 94. C'è tutta una zona di là, è gigantesco. Questo qui per me è grande quanto il Magic Movie Park, però ora vediamo cosa c'è al suo interno. Non si vede tipo niente. Qua c'è un altro passaggio che la vedremo dopo. Allora, qua c'è un po' di macerie, normale, classiche macerie nei luoghi abbandonati. Qua abbiamo Aspetta, cosa mi sembrano quando mettono dei cadaveri in questa stanza? No, perché mi vai con i bagni? Provo, ma che cazzo di ansia? Ok, non c'è niente. C'è nei controlli della luce, qua c'è un murale sfighissimo, dopo ci farò una foto d'obbligo. E qua abbiamo allora io ho un po' di paura perché magari può sembrare anche una cosa un po' satanica, ma perché c'è quel, cos'è che è quel coso lì, scusa? Guardate i tasti, si vedono almeno dicono i tasti e arrivano fino a al terzo piano. Ok, sure. Abbiamo bello 24 031. Ok, sure. Ok, vediamo come. Di lì c'era quel murale molto bello. Adesso voglio vedere qua cosa c'è. Qua non c'è niente, continuiamo di là, dopo faremo il giro di qui. Qui abbiamo la cabina dell'ascensore. Infatti questo qui è un altro ascensore, quella di prima è un'altra, sono due separate. Nel metaverso del... Quanti ascensori ti portavano agli uffici, che anche di qui là c'è una zona vuota, di qua c'è il corridoio che porta in altre stanze. Siamo in un altro spazio super ampio e non c'è niente, però vi faccio vedere una cosa. Guardate tutte le cose che hanno buttato giù dai piani superiori, sono tutte queste. Qua è comunque... Ah, vediamo un po' qua cosa c'è. Qua, allora, qui c'è il muro rosso, un altro corridoio. Mi serve la luce perché... Mi sono girato, ho visto un'ombra là, dove c'è quella porta lì, e ho fatto un salto, però non so se si è visto, se si è notato in camera. Qua c'è niente. Pensavo che fosse la zona che porta a quest'altra zona, ma qua non c'è. Qua siamo.
comunque sto continuando a vedere ombre e mi sto continuando a creare in mano. No, no, no. Sono degli scale che portano al piano superiore. Oddio, sono stra profonde. Queste qua sono stra profonde. Guarda. Questo qua è il... Io non so se reggo. No, qua c'è cosa in legno. No, no, no. Lascia stare, lascia stare. Ragazzi, è la parte opposta. Sì, è la parte opposta, infatti noi siamo andati dall'altra parte, qui è la parte opposta, là c'è altra roba, ma adesso noi andiamo a vedere dove c'era quel Morales di prima, andiamolo a vedere e facciamo quella zona lì. Siamo in un'altra zona. No, non c'è niente. A parte lui che mi sta molto molto in parte. Ciao! Ah, guardate ragazzi che bello che è sto Morales. Dopo di qui abbiamo... Ah, non c'è niente qua. Allora io direi che è il Morales di prima. Ma ragazzi è un corridoio, qua c'è un bellissimo numero 666. Uno di che io sto cominciando a vedere ombre e mi sto cominciando un po' anche a preoccupare un attimo, perché già prima in mente ero girato ne avevo vista una. Poi successivamente dove c'erano le scale un'altra, mi sono a preoccupare. Beh, adesso andiamo dove c'era il Morales là che continuiamo quella parte. E qua siamo al secondo piano. Ok, sure. Lì c'è un Morales. Poi qua c'è un'altra stanza, penso che sia buona pure questa. Ok, non c'è niente. Adesso passiamo di là. Ah, salve, no, non avevo visto. Scusate. Appena sentito un rumore di un qualcosa che sbatte. Non so se voi lo si sente, ma c'è un qualcosa che sbatte, non siamo noi che siamo fermi. Quindi io già sentivo che c'è qualcuno, c'erano dei vestiti appesi e sentivo un po' di movimento, quindi mi sa che non siamo soli. Allora, siamo nella zona. No, no. Il colore viola c'era in caso posto per tutto, quindi mi ricorda Michael D. Io so perché fate. Questo qua ragazzi è un simpatico soldatino, molto simpatico tra l'altro. Qua c'è una città. Qua c'è 20031. Ok ragazzi, adesso ci avviamo verso l'uscita e stiamo lì a incontrare né nessuno né vedere qualche entità. Ragazzi, per l'ultima volta, perché visto che stiamo andando verso l'uscita, voglio ricontrollare qua se che c'è cioè, che cosa cazzo c'è. Ah, come vedete prima noi le scale non le abbiamo fatte perché siamo usciti perché abbiamo sentito un rumore, non so che fosse un senza tetto che non voleva essere disturbato. Mo ci andiamo a gambe perché io qua non ci entro ancora, perché se incontro ancora il tizio è la volta buona che mi tira una pietra in testa. E dunque niente, io spero che questo video vi sia piaciuto.
come sempre vi ricordo, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi, lasciate un like, attivate la campanellina e come sempre seguitemi su Instagram, questo qui è il Flag, come sempre noi ci vediamo nell'episodio 2 di Abbandonata 2 e 3. Ciao ragazzi!